Cari amici, ben ritrovati al nostro appuntamento di riflessione quaresimale. Ad accompagnare la nostra riflessione di oggi, la più famosa delle parabole presenti nel Vangelo, conosciuta con il nome di parabola del figlio il prodigo oppure del padre misericordioso. Anche oggi un intenso intreccio di sguardi. Protagonisti della parabola sono tre uomini, un padre e due figli. Iniziamo questo nostro incontro con il rito della candela e con la lettura del brano del Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Iniziamo dagli sguardi dei due figli. Entrambi i figli nella storia compiono un atto di ribellione nei confronti del padre. Sembra quasi di sentire la storia di un'altra parabola, quella di un padre che chiede ai figli di andare a lavorare nella propria vigna. In quell'occasione entrambi i figli rispondono con un secco no, ma poi uno dei due si ravvede e dà ascolto al padre. Chissà, forse per entrambe le parabole Gesù parla sempre esattamente degli stessi figli e sempre ed esattamente dello stesso padre. La storia di oggi infatti è abbastanza simile. Due situazioni di incomprensione, di litigio. Una con una risoluzione finale,
mentre l'altra che resta sospesa. Nella parabola di questa domenica, infatti, abbiamo una uscita di casa avvenuta con un conflitto, con un litigio. Dall'altra, la mancata volontà di rientrare alla casa del padre per festeggiare il ritorno del fratello. Permettetemi questa piccola osservazione. Che tristezza abbandonare la casa in cui si è nati andandosene in modo conflittuale. E altrettanto, che tristezza rifiutare l'invito di un padre ad una festa, ad un pranzo, ad una cena, pur sapendo quanto quel padre ci tenga. I figli, quindi, rappresentano lo stesso medesimo sguardo. La differenza sta nel ravvedersi e riconciliarsi. Passiamo ora alla figura più bella e più poetica della parabola. La parabola del figlio il prodigo o del padre misericordioso la conosciamo tutti, ma forse raramente ci siamo soffermati ad immaginare lo sguardo del padre che attende il ritorno del figlio. Immaginatevi questa scena. Una lunga giornata di lavoro o di scuola, iniziata la mattina presto e che si sta chiudendo alla sera. State percorrendo a piedi l'ultimo tratto di strada e, guardando la finestra di casa vostra, vedete la sagoma di una persona, vostro padre, vostra madre, vostra moglie, vostro marito, che guarda fuori in attesa che torniate a casa. Quel momento, quel preciso momento, è una cosa che fa sicuramente gran piacere e che scalda il cuore. Uno sguardo fisso, incessante, instancabile. Sguardo di chi spera che il figlio si ravveda da un evidente errore e torni sui suoi passi. Sguardo di chi lascia spazio, sguardo di chi non opprime, sguardo di chi permette l'errore pur di preservare il bene più prezioso che si possa donare, la libertà dei figli. Sguardo ferito, che però non lascia spazio allo sconforto. Sguardo che persevera nella speranza. Sguardo poi che si tramuta in gioia, tanto più strabordante quanto più l'attesa è stata lunga. Semplicemente sguardo di padre. È padre nella sua accezione più intima e tenera. Che bello e come cambierebbe il nostro modo di vivere la fede se ci convincessimo fino in fondo che Dio è esattamente così. Chiediamo questo oggi al Signore. Signore, aiutami a percepire sempre il tuo sguardo di padre buono su di me. E chiudiamo questo nostro piccolo momento con la preghiera che ci sta accompagnando in questa Quaresima. Gesù, mia speranza, mia tenerezza, mia pace, donami la tua forza e la tua fiducia. Tu sai qual è la debolezza del mio cuore. Tu conosci la mia storia. Per me ti sei fatto perdono. La tua grazia per me è smisurata. Mi hai aperto alla fede e all'amore. Tu sei la mia felicità e la mia gioia. Illumina il mio sguardo. Insegnami la benevolenza e la fraternità. E rettifica i miei giudizi.